il raggiungimento di un obiettivo, quello di copartecipare con le forze attive della città il recupero delle aree al verde. Il sindaco Manfredi ci ha dato da primo momento questo tipo di indicazione e noi la stiamo seguendo, coinvolgendo le forze migliori che sicuramente sono indispensabili per cercare di recuperare non solo le aree al verde ma ridare un giusto decoro alla città e quindi ai napoletani. Oltre chiaramente a Piazza Vittoria che oggi inauguriamo simbolicamente, però siamo quasi al completamento anche per i giardini di Rotonda Diaz, Piazza San Nazario, i giardini di ovviamente Piazza della Repubblica e i giardini di Mergellina. Da due settimane abbiamo iniziato anche un nuovo cantiere, un nuovo recupero su Piazza Carlo III e Piazza Nazionale e questo ci consentirà di recuperare una serie di aree, di siti importanti che sono altamente visitate anche non solo dai napoletani, vissute dai napoletani, ma anche visitate dai tanti turisti che per fortuna hanno deciso di vivere giornate di vacanze a Napoli. La riqualificazione di Piazza Vittoria e Piazza della Repubblica è completata con il perfezionamento degli impianti di irrigazione, la riqualificazione del manto erboso, la messa a dimora di nuove specie arboree, la pulizia delle cordolature in tufo e il recupero delle panchine. È il frutto della collaborazione fra municipalità, polizia ambientale, ASIA e associazioni, interventi che si aggiungono a quelli in corso alla Rotonda di Diaz e ai Giardini di Mergellina, a Piazza San Nazaro, Piazza Carlo III e Piazza Nazionale. L'associazione 100% Naples si è attrezzata grazie anche alla nostra continua collaborazione e quindi loro hanno assicurato già da due settimane anche lo spazzamento. Quindi nel loro team ci stanno due persone che sono addette allo spazzamento e all'interno di un programma che loro pubblicano settimanalmente sono riportate tutte le attività di manutenzione straordinarie per quei siti che ancora sono in fase di recupero, ma di manutenzione ordinaria per quei siti come Piazza Vittoria che è stata ampiamente e completamente recuperata. Un esempio di una bella collaborazione tra pubblico e privato con un impegno significativo perché garantiscono la manutenzione straordinaria ma anche ordinaria di tutta questa parte del verde cittadino, quindi credo che questo sia un esempio importante di come la collaborazione tra pubblico e privato possa dare una risposta concreta anche ai piccoli problemi della città. Il decoro è fondamentale, sicuramente è molto migliorata rispetto a come era prima. Il pubblico deve fare il proprio lavoro e deve sicuramente fare tanto, però è importante il contributo dei privati, soprattutto dei mecenati, perché visto che le risorse sono delle risorse limitate, il contributo diciamo, liberale dei privati che danno una mano alla gestione della città è sicuramente importante.